Zapponeta, 7 febbraio 2015, noi siamo in località Rivoli, nei pressi di Foggiamare, del villaggio di Foggiamare. Davanti a noi una duna artificiale che è stata realizzata attraverso dei lavori che sono terminati la scorsa settimana. Ci dicono dalla zona che a seguito delle mareggiate e di questa duna artificiale, forse non utile, non sufficiente per fronteggiare appunto le mareggiate, l'acqua è entrata nei terreni, noi possiamo vedere sulla destra c'è stato un allagamento totale, il problema va avanti da tanto tempo, si pensava che attraverso questa duna artificiale che vediamo davanti a noi il problema si poteva in qualche modo risolverlo, però non, così non è stato, e questa duna appunto si è dimostrata insufficiente per sostenere questa problematica che va avanti da tempo. Siamo con il sindaco di Zapponeta, Giovanni Leontino, siamo appena stati in località Rivoli, dove c'è questa duna che non ha tenuto, le mareggiate che hanno allagato i terreni. Sindaco, cosa succede e perché questi lavori che avete così realizzato non sono stati sufficienti per fronteggiare le mareggiate? Innanzitutto stiamo parlando di forti mareggiate, dove la Protezione Civile ci aveva messo già in guardia con un comunicato che appunto metteva in risalto le forti mareggiate di questi giorni, e quindi benissimo, io direi meno male che le abbiamo fatte quelle dune, non più tardi di una settimana fa le abbiamo realizzate, e lei non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere se quella duna non fosse stata addirittura proprio non realizzata. Se si è recato sul posto e ha visto che la duna ha retto per un po' e per un po' ha ceduto, le immagini se quella duna non fosse stata mai realizzata, quali danni avrebbe potuto causare a tutto il villaggio di Foggiamare che è lì vicino. Ecco, quindi non sono state delle somme, come qualcuno contesta, inutili, parliamo di 17.000 euro se non sbaglio, all'incirca, non sono state somme inutili, diciamo, stanziate dal comune di Zapponeta? Beh, guardi, quello delle dune sappiamo che è una cosa tampone, di certo non mi aspettavo che quella duna reggesse alla potenza del mare, fortunatamente per una parte ha retto, però io mi chiedo, se quelle dune non ci fossero state, adesso tornando vi chiederei di sostare sul torrente del Carapelle, lei vedrà che proprio alla foce del Carapelle, dove c'era un costone fatto di pietre, gabbie e quant'altro, è saltato completamente. Le immagini cosa poteva opporsi la sabbia in confronto alle rocce, eppure ripeto, la roccia non ha retto ed è stato completamente spazzato via, rendendo tutti i terreni circostanti di lì fino a tutto l'ippocampo completamente allagati. Bene, se non ha retto l'argine in pietra, figuriamoci se doveva reggere una duna di sabbia. Le voglio ricordare che questi lavori della duna sono stati già promossi in passato dalle passate amministrazioni, spendendo un po' da più di 500.000 euro e non i 17-18.000 euro che abbiamo speso noi oggi. Il nostro era un intervento tampone, ma l'abbiamo fatto ci siamo preoccupati di doverlo fare, perché altrimenti chissà dove sarebbe potuto. Certo, il problema delle mareggiate, dei terreni allagati nella zona del Foggiamare, nell'Anaco di Zapponeta, sono atavici, sono da molto antichi, sono vecchi, il problema non riesce ad andare via. C'è anche un finanziamento regionale, un paio di milioni di euro per fronteggiare per le dune artificiali. Come si riuscirà a risolvere questo problema? Credo che quello delle dune sia solo un palliativo. Credo invece che quello che va fatto è contestare quei lavori legati ai pennelli a mare che non hanno portato i risultati sperati, anzi, molto probabilmente hanno disastrato ancora di più la nostra spiaggia, quindi si dovrà ripartire da quelli per poter studiare un metodo tecnicamente perfetto affinché questi pennelli, non so se messi in maniera lucidinale piuttosto che a T, piuttosto che perpendicolari alla spiaggia, comunque studiare un nuovo modo affinché i pennelli svolgano bene il proprio ruolo e danno quel ripacimento alla spiaggia sperato e che in realtà non è arrivato in questi anni. Sì, dopo l'ultima cosa, dall'area chiedono l'arrivo di escavatori in seguito a questi problemi che ha avuto la duna, arriveranno? Sicuramente sì, lunedì già vedrai che appena riprenderanno i lavori normali, dopo questo weekend sicuramente arriveranno gli scavatori per ripristinare quella duna per il quale già una settimana fa sono stati fatti i lavori. D'accordo, grazie.